Salve a tutti ragazze e ragazze, io sono Angela e bentornati in questo nuovo video. Nelle prossime settimane a Uomini e Donne succederà veramente un grande caos e le accuse finiranno tutte su Armando Incarnato. Ma vediamo un attimino che cosa è successo durante le registrazioni natalizie e nei primi di gennaio, così vi farò un riassunto su quello che andremo a vedere fra due settimane circa. Gianni Sperti porterà in studio delle prove che incastreranno Armando Incarnato. Queste prove indicheranno che lui abbia una relazione al di fuori dello studio di Uomini e Donne, tutto documentato da una serie di foto che mostrano questa donna proprio a casa di Armando. Armando ovviamente alla fine negherà tutto, come solito fare ovviamente, come l'abbiamo visto in questi ultimi giorni, negare spudoratamente anche con Roberta e ai tempi fece anche con Ida. Però ci sarà veramente un grande caos perché le accuse saranno veramente pesanti e liti fortemente accese proprio con Gianni Sperti. Armando così esce fuori dallo studio e abbandona il trono over di Uomini e Donne, però successivamente su Instagram scrive un post: non mi hanno cacciato ma sono stato io ad andarmene. Nella prima registrazione che c'è stata a gennaio 2020 però Armando ritorna con proprio la ragazza documentata da Gianni, una certa Jenny. I due così hanno raccontato la loro verità. I due al centro dello studio cominciano a raccontare la loro verità. Parla Jeanette, come vi dicevo, Jenny, e dice che Armando prima di essersi fidanzato con lei stava già con un'altra donna che comunque era in fin di vita. Successivamente si sono messi insieme ma poi si sono lasciati. Le foto che Gianni dichiara con documenti vari, dove si vede lei a casa di Armando, confessa che sono foto che risalgono al 2014. Poi Jenny dichiara che comunque si frequentano spesso perché lei lavora ancora nel negozio di parrucchieri di Armando. È inutile nascondervi che succederà il caos in studio perché la donna verrà anche accusata da Veronica, che fa parte del parterre delle dame del trono over di Uomini e Donne, dicendo che Jeanette l'ha pesantemente insultata sui social dicendo che Armando con lei potrebbe avere una storia da letto e nient'altro. Ovviamente Armando, a parte di difendere Veronica, difende a spada tratta la ragazza che è venuta a testimoniare a favore suo. Ma non è finita, perché interviene nuovamente Gianni Sperti, che ancora non crede assolutamente né ad Armando e né a Jeanette, e quindi gli chiede di fargli vedere i cellulari, ma da lì non è emersa nessuna segnalazione, nessuna traccia che possa far pensare che i due abbiano davvero una storia al di fuori del programma. Scopriremo tutto questo nella prossima settimana che verrà di Uomini e Donne. Se il video ti è piaciuto iscriviti al canale e lasciami un like di supporto. Io ragazzi vi auguro un buon mercoledì da Angela, da tutto dal web.